Eccoci qua ancora in diretta da casa del nostro amico Giuseppe. Abbiamo aiutato a portare su un po' di roba, professore. Tutto il salvabile l'abbiamo portato di sopra. Qua c'è le porte con tutte le attrezzature per lavorare la terra, motozappe, eccetera, eccetera. Adesso si vanno a portare su sopra l'argine. Di sopra abbiamo portato le cose più leggere. Perché? Il compressore si vede che non va più, perché a quanto pare è una piena del tanaro in arrivo. Sì, sembra che sia, non dico inevitabile, ma probabile. Speriamo di no. Speriamo di no. Che avremo se no Bormida e tanaro contemporaneamente. Non è una bella cosa. In una situazione piuttosto pesante, forse. Speriamo, ma credo più difficile del 94. Ecco ancora qua il nostro Giuseppe. Che non si mette in moto questo trattorino, per cui è difficile spostarlo. Bisogna spostarlo a mano. Adesso andiamo. Dai, forza, forza, dai, dai. Qui continua a piovere, c'è vento, pericolo di esondazione del tanaro è una possibilità. Professore. Adesso conviene che vada a spostare la macchina là sopra, perché è proprio sulla fine della rampa. La macchina, c'è una pagina, la mia macchina. E allora mi nascondo. Vado a spostare. Va bene. Vado a spostare la macchina. Ok. La metto più in su, eh. Attenzione, metto che sì, intanto adesso ce ne andiamo. Adesso andate via anche voi però. Tanto la lavabellette, ho capito, ma la lavabellette che l'abbiamo presa, la mamma scoppia l'abbiamo presa, boh, olla da lì. Concludiamo qua, professore. Vado a spostare la macchina e poi qua sono accese le... Sì, sì. Spengo. Ma no, perché c'è corrente? No, lasci stare. Va bene, allora chiudiamo. No, magari riprendi che portano su la... Io vado a spostare la macchina. Vedi la guida, c'è un po'. Come fai a tirare su? Oh, ditemi, utilizzate. Come mai io vedo? Se senti fischiare, per ti perdi. Ecco che si muove il trattore. Ma gli dico di andare più piano. Va bene. Va bene. Terminiamo qui anche questo servizio. Abbiamo aiutato il nostro amico Giuseppe nel mettere a riparo le sue attrezzature per un'eventuale esondazione del tanaro che speriamo non si verifichi, ma le voci che potrebbe così il fiume esondare ci sono tutte, ecco. Monticone conosce bene il tanaro e quindi
sa come comportarsi in queste situazioni. Boh, qui abbiamo svuotato mezzo magazzino, mezzo officina di Giuseppe, e quindi non ci rimane altro che salutarvi dopo questa giornata di dirette riguardo al maltempo. Ci vediamo in un prossimo video. Buona serata a tutti.